Vendo anche questa nel caso, Le orecchiette non possono mancare, queste che adesso ce le cuciniamo. Oggi siamo a casa di un talento della nostra musica, un cantante che ha fatto innamorare migliaia di coppie e venduto migliaia di dischi cantando Vieni da me. E noi siamo andati da lui. Rock and roll! Inizia MTV Cribs Italia! Ma ciao MTV, benvenuta nel mio tempio. Giochi, musica, perversioni anche. Musica, soprattutto dove la musica ancora si fa con gli strumenti veri. Quindi, vieni. Prima ti porto a vedere, prima di arrivare alla parte musicale, andiamo alla parte invece living. Libri, musica, vinili ovviamente. Fest per esempio, le Zeppelin, non ave... Tu questo disco l'hai mai ascoltato? No? Questo è alla base. È un po' una compilation, però ci sono praticamente i migliori album delle Zeppelin richiusi qua dentro. Tra le varie chicche qua musicali, anche questo, tratto da un film micidiale bellissimo, The Warriors, però che per la mia epoca degli anni 80 sa bene di che film e che album stiamo parlando. Ho un sacco di libri che poi oltretutto io scrivo le canzoni spesso e volentieri. Non sai come iniziarla sta canzone, a volte ce l'hai, a volte no. Quando non ce l'hai la frase iniziale, io cosa faccio? Passo di qua e comincio a fare una carrellata dei vari libri e mi rifaccio dei viaggi mentali, tali per i quali ogni tanto dico arrivo qua, dico Apollinaire, tac, mi tiro fuori Apollinaire, mi leggo due versi e mi ispira. Spesso e volentieri accade questa cosa. E questo, diciamo, è il mio angolino. Poi mi sdraio qua, c'ho il mio vinile. Spesso e volentieri io mi sdraio con un buon libro, mi ascolto della buona musica e mi crogiolo nell'arte. Adesso qua abbiamo già ovviamente pronto un vinile che mi sono ascoltato l'altro giorno. Ci vorrebbe un angolo sarcina in tutte le case. Ah! Yes! Allora, parlando di musica, abbiamo fatto di nuovo un disco d'oro di Vieni da me e un platino di Dedicato a te. Questi due album, per esempio, oro e platino, ma sono fatti adesso, dopo 18 anni. Sono tornati in auge perché avevano già fatto il platino all'epoca e poi si parla di un'epoca dove i dischi, insomma, si vendevano ancora. E ne abbiamo venduti, insomma, praticamente alla fine di album avremmo venduti una milionata. Due successi senza tempo. Ma ce la fai sentire, Vieni da me? Le distanze ci informano che siamo fragili. E guardando le foto ti ricorderai più. Qua la gente carica, deve cantare. Sono qua che pensano che esplodiamo con la canzone e invece fare Vieni da me. Invece noi facciamo ci abbassiamo e la gente Vieni da me. Che bellissimo. Abbracciami e fammi sentire che sono solo mie piccole paure. Vieni da me. E così. E lì abbiamo detto, vabbè, forse conviene fare ancora un po' di musica. Il mio grande sogno è che da grande voglio cantare dei pezzi rock moderni. Sembrerà un'idea da bambini dell'asilo, che ero poco dopo, infatti, però mi sentivo già grande. Ma io sono convinto. Questo mio grande sogno è nato da quando ho ascoltato Europe, i Motley Crue e i Guns N' Roses. E gli vado dietro cantando e sento che sono molto intonato.
Uno, perché... Che cazzo ho scritto qua? Ci avevi preso, Francesco! Musicista e veggente! Qua iniziamo con gli strumenti musicali, quelli... Partiamo subito con una chicca pazzesca, che è una Ibanez del 1968. Voi non potete avere la fortuna a casa di sentirlo, e mentre tu MTV in parte sì, ma un odore di, senti, snasa, di ciliegio. E ha dei segni qua in particolare che sono segni di anguriate. Uno dice perché? Perché mio padre si è trovato nel mezzo di una rissa mentre suonava e ha iniziato a lanciare angurie, tra cui gli è arrivata un'anguriata qua. Ho trovato, questa è la chitarra con la quale ho registrato l'intro di Dedicato a te, che a questo punto, perché no, ce la suoniamo al volo, giusto così, sempre si è accordata. È questa, eh? È proprio lei. Questa è la chitarra di Dedicato a te. Quante storie d'amore sono nate su questa canzone! Qua c'è la mia batteria, tra l'altro la mia, questa è stata comprata per mio figlio, il grande Tobia, che ha iniziato a suonare la batteria, che è molto più piccola, come vedete, come misura, che però c'ha un suono pazzesco, e io poi me la metto qua, mi ingombra poco e riesco a farmi i miei riff. Ogni chitarra qua ha una storia. E sta roba abbastanza logorroica. Allora, questa chitarra qua, per esempio, che è una Gibson 335 del 1965. Questa invece è una famosissima Gibson SG, detta Diavoletto, che tutti conoscono ovviamente per il mitico Angus Young degli AC/DC. Questa è la prima chitarra elettrica che mio padre mi ha regalato quando io ho iniziato a suonare, seriamente. Mio padre ovviamente mi metteva sempre alla prova. Poi, quando ha visto che suonavo come un matto, ha pensato bene di prendermi una chitarra seria, che questa è un Gibson Classic. Questa qua che è la famosa Firebird Custom Shop. Questo è un basso che è entrato in prescrizione perché è del mio bassista e l'ha lasciato qua, ovviamente adesso è mio perché se uno non se lo ritira dopo un anno è mio. Concludendo la parte, diciamo, della registrazione, quello che faccio, io ho questo bellissimo divano, no, di arte contemporanea, che io ho usato per tappare un amplificatore che è qua dietro, non so se lo vedi. Io accendo qui e schitarro a non finire. I vicini di casa dall'altra parte si lamenteranno, ma poco mi importa, perché insomma... So che ne va molto fiera di questa cosa, beh, giustamente. Ti dico io, vieni a vedere la casa di un buon pugliese cosa non deve mai mancare. Beh, allora, però che cosa non deve mai mancare a casa di un terrore come me? Te la faccio vedere io. Le orecchiette non possono mancare, queste che adesso ce le cuciniamo. E anche altre cose, il vino, però rosola, ma aspetta, sai che cosa deve mancare? Che però è là, il vino. Queste non possono mai mancare, l'acciuga per fare il soffritto. Mamma, cuciniamo che c'ho veramente fame, eh? Però anche tu, io devo mangiare. Comandamento della musica: sesso, cime di rapa e rock and roll. Questo è il guardaroba. Questa cassettiera qua è una cassettiera che nel momento del mio trasloco, io vivo qua insomma da quasi 2 anni, e ho recuperato questo che, come vedete, ci sono dei bellissimi orsacchiotti, il trotto lo vendo. Era di mia figlia, infatti mia figlia quando l'ha visto mi fa: papà, ma scusa, mi hai rubato il cassonetto. Io ho detto: scusa, ho capito, la cassettiera, papà, mi serviva. Questo è il mio oculo, insomma, è pieno di cose qua, non so se volete vedere un po' di cappelli, cioè, forse... ma qui è un casino.
C'è anche un bellissimo colbacco. Tu bello di rosso, fatto tutto bello. E io bevo vodka. Giacca non finire, scarpe, stivaletti di ogni tipo qua, dal pitonato al rosso. Le camicie che ho usato durante lo show, l'ultimo fatto al forum di Milano con le vibrazioni, perché ho usato questa camicia che mi ha fatto tutta una mia cara amica, che no basta. Vendo anche questa nel caso. La fanno anche da uomo questa, va che bella. Questa la fanno anche da uomo. Li disegno io, che sono dei pantaloni di pelle, però ce li ho di vari colori, questi qua, ce li ho così. Ed eccola qua, la mia moto. E sapete come si chiama? Giulia. Perché, cara MTV, devi sapere, e anche voi a casa dovete sapere, che questa moto qua io l'ho comprata appena ho fatto successo con Dedicato a te, che tutti conoscono come Giulia. E sono andato a farmi l'esame della patente per la moto con questa. Quindi potete immaginare fare l'otto con 350 kg di moto, non è semplice. Ci ho fatto un sacco di viaggi meravigliosi. Oltretutto io questa moto l'ho allestita fin dagli albori, perché quando poi mi nacque il mio primo genito Tobia, era piccolino e gli ho fatto le pedanine piccoline, vedi? Queste qua. Perché queste sono quelle del passeggero normale, ma queste qua sono quelle per il picciriddo. Tante avventure, tante. Sono andato anche a fare un concerto una volta con la moto, perché avevo il mito dei Saxon, che è una band storica americana, che erano dei bikers, e loro praticamente sul mito di questi qua che andavano in giro in tournée, partiva il tour bus e c'erano loro in moto davanti che andavano. L'ho fatto io una volta, sono arrivato al concerto senza voce. On the road sì, ma con la sciarpa. Bene MTV, è stata una giornata veramente molto bella, intensa, grazie per essere stata qui con me, però penso sia giunto il momento. Aspetta, prima farti vedere una cosa, che è l'oggetto che usava mia nonna quando gli ospiti rimanevano un po' più del dovuto e diceva una cosa: se rimani mi fai un piacere, se te ne vai me ne fai due.